sing this song, doo-dah, doo-dah. Well, everybody sing this song all the doo-dah day. Everybody sing this song, doo-dah, doo-dah. Well, everybody sing this song all the doo-dah day. Ciao bimbi! Avete scritto la letterina per Babbo Natale? Il Natale ormai sta per arrivare e Babbo Natale si sta preparando, ma c'è qualcosa di strano. Anche quest'anno, come ogni anno, la notte di Natale sta per arrivare, con i suoi colori, le sue luci e i suoi profumi. Profumi di dolce, dolcetti appena sfornati, pandori e panettoni ancora fumanti. Luci colorate che punteggiano le vetrine, luci scintillanti che illuminano le strade. Colori luccicanti come il rosso, l'oro e l'argento. Colori di palline e stelle filanti, colori di alberi sfavillanti. Alberetti, alberoni veri o finti, dentro casa o fuori al freddo. Freddo pungente, brrr. O che ti accarezza il volto, che ti fa diventare rosso il nasino o fredde fredde le manine. Ma niente paura, ci sono sciarpe, berretti e guanti. Guanti colorati di lana per stringere le mani a tutti quanti, o guantoni imbottiti per giocare con la neve. Berretti col pompon, oppure berretti di lana colorati, sciarpe a righe e a pois e tu voilà, un regalo pronto per mamma. Regali e regalucci che racchiudono messaggi d'amore ed amicizia, gioia e allegria, risate a volontà. Ma chi li porterà? Anche quest'anno, come ogni anno, la notte di Natale sta per arrivare. È la notte di Babbo Natale. E se per tutti i bambini del mondo è una notte di dolci nanne e sogni traboccanti di regali, per lui, per Babbo Natale, è la notte più speciale che possa arrivare. È una notte speciale anche per loro, per le renne giovani e scattanti e per quelle vecchiette traballanti, per le stelle che illuminano la strada e per quelle pigre che guardano la strada, per i regali che aspettano di essere scartati e per i bigliettini dalle lettere d'oro desiderosi di prendere il volo. Anche quest'anno, come ogni anno, la notte di Natale sta per arrivare, con gli stessi preparativi e i soliti affanni. I giorni prima del Natale sono sempre un gran tormento per il babbo e i suoi aiutanti. Un tormento fatto di dolci preoccupazioni, di allegra frenesia e di un caos ordinato. Le letterine sono state lette ed archiviate, i regali preparati ed infiocchettati, la slitta verniciata e lucidata. Il vestito di Babbo Natale, pulito e profumato, deve solo essere indossato. Ma che succede? Anche quest'anno, come ogni anno, la notte di Natale sta per arrivare e, come ogni anno, le gambe di Babbo Natale iniziano a tremare, il cuore a palpitare e il pensiero a vagare. Non è la febbre e nemmeno il raffreddore, ma solo un attacco di vero terrore. La pancia inizia a brontolare, i baffi bianchi a tremolare e Babbo Natale vorrebbe scappare. Dove? Sulla luna? No, quella è troppo distante. In alto mare? No, lì si rischia di affogare. In cima ad un albero? No, se non si sa volare. Perché la paura affligge proprio tutti, anche se sei grande e grosso, con una lunga barba bianca e ti chiami Babbo Natale. Non c'è musica né camomilla che lo faccia rilassare. I minuti scorrono, le ore pure, e le lancette dell'orologio Babbo Natale vorrebbe fermare. Tic! Tac, tic, tac. Anche quest'anno, come ogni anno, la notte di Natale sta per arrivare. I renne folletti si domandano come mai Babbo Natale inizia di nuovo a tremare. Di che cosa mai avrà paura Babbo Natale? Difficile capirlo, ma noi ci proviamo. Forse ha smarrito gli indirizzi di tutti i bambini del mondo e non sa più dove deve andare. Impossibile, le renne sono sempre preparate, sanno sempre dove andare, lui deve solo guidare. Forse ha paura che una renna sciagurata interrompa la nottata. Che so, un mal di denti, una zampa sbucciata, una scarpa slacciata, una frase contrariata. Ma no, che pensieri, loro sono tutte in forma e già da ieri. Le stelle però potrebbero addormentarsi e della luce per guidare Babbo Natale potrebbero scordarsi.
Perché anche quest'anno, come ogni anno, la notte di Natale sta per arrivare e le stelle sono tutte pronte per illuminare. Stelle luminose ed abbaglianti, piccole e ormai grandi, dipingono nel cielo fari luccicanti. Strisce di luce come strade ed autostrade, tutto è pronto per la notte di Natale. Volare danzando Babbo Natale dovrà fare, con stelle renne al suo fianco pronte a volare. Ma allora, di che cosa avrà paura Babbo Natale? Dimenticavo la prova dell'abito! Forse Babbo Natale ha paura che la sua pancia, sia fuori misura! Bilancia la mano? No, per fortuna! Non c'è né un chilo né un etto in più! Peso perfetto per un abito perfetto! E se ci fosse qualcosa di imperfetto? Un temporale, fulmine ad ardeggiare, il vento a soffiare! Il solo pensiero fa già tremare! Che sia lei la paura che preannuncia la sciagura? Impossibile, perché anche quest'anno, come ogni anno, la notte di Natale sta per arrivare. È una notte importante e speciale, tutti lo sanno, anche loro. Nuvole, pioggia e vento. E così aspettano un silenzio. Un segreto c'è e ve lo voglio svelare. Credo sia questa la paura di Babbo Natale. Di arrivare. Rotolare dal camino e trovare un bambino ad aspettare. Gli tremano i baffi al solo pensare. Babbo Natale non può essere visto, altrimenti i regali non può più portare a nessuno, né al figlio del re e nemmeno a te. Solo tu lo puoi aiutare, stando nel tuo lettino a dormicchiare e non andando sotto l'albero ad aspettare. Facendo sogni d'oro ed argento e immaginando lo stupore al tuo risveglio, perché anche quest'anno, come ogni anno, la notte di Natale sta per arrivare. Buon Natale, bimbi! Noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! Everybody sing the song, doo-dah, doo-dah. Well, everybody sing the song all the doo-dah day. Everybody sing the song, doo-dah, doo-dah. Well, everybody sing the song all the doo-dah day.